Buona vista ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon Smeraldo Nuzlocke. Nella scorsa puntata siamo arrivati qui fin quasi al cammino ardente. Oggi siamo pronti per addentrarci. Ma prima di entrare vi faccio vedere un attimo che ho fatto salire un po' di livelli nel team. Abbiamo aggiunto Camel, nello scorso episodio l'abbiamo catturato, l'ho fatto salire fino a livello 18. E poi nella scorsa puntata delle evoluzioni si sono evoluti Sina, Skyblade e Brokey. Adesso manca Blackout che dovrebbe salire fino a livello 26 prima dell'evoluzione, e poi Maddi è ovviamente l'ultimo arrivato, Camel. Quindi siamo pronti, lasciate come al solito tanti pollici in su per sostenere questa serie. Noi iniziamo entrando qui nel cammino ardente, dove si può fare una nuova cattura, quindi vediamo un po' che cosa troviamo. Attenzione, con tutti questi fumetti qui che si muovono, che salgono. Qui c'è una palla. Le cose, i sassi, quelli là che si spostano con forza come quello, proprio hanno quella forma, proprio palla. Ma non si trova niente qui? Zero? Ah, ecco! Ero quasi arrivato all'uscita praticamente. Attenzione, ho trovato uno Slugma! Quindi, alternativa a Camel, per quanto riguarda Pokémon di tipo fuoco, vediamo di catturarlo. Andiamo di azione, anche se, non lo so, Camel mi ispira un po' di più. Il Camerapt, tu però già inizi col brutto colpo, non ci siamo, ok? Non ci siamo. No! No! No, 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 dai, dai, ma non è possibile. Dai, dovrei averceli gli antidoti, però, dai. Vabbè, allora, possiamo andare Sina. Dai, Slugma, ma che fai? Ora lo fa di nuovo, mi secco. Allora, braciere, ora mi scotta pure Sina. Ah, no. Mamma mia, attenzione. Allora, andiamo a prendere le Mega Ball. Ne ho solamente 4, 9 Pokéball. Vabbè, dai, ce la dovrei fare. Uno e due, pigliatelo! Tre. Preso, vabbè, dai, ormai quando uno dice pigliatelo funziona troppo. Cioè, no, non si può failare se uno dice pigliatelo. Allora, io lo chiamo Lavottino, perché mi va così. Lavottino è stato trasferito nel box 1, perché in effetti tutti quanti gli altri... Ah, dovrei vedere se ho l'antidoto. Ok, curato il nostro Camel, siamo nel percorso 112, che in realtà è lo stesso che abbiamo lasciato prima di entrare nel cammino ardente, quindi non si possono fare qui delle catture. Abbiamo, credo, qui una sfida in doppio. Vai, andiamo così, così subito ce li togliamo di mezzo tutti e due, dai. Ah, c'è un altro allenatore adorabile. Oh mio Dio, adorabile. Oh, che fa quello? Saturnino, Brandifuoco e Shaila, Namel e Shroomish, ok. Ok, Namel e Shroomish. Allora, noi mandiamo Camel e Sina, tutti e due con la C. Perfetto, che Sina riduce l'attacco degli avversari, ottimo. E adesso andiamo con Braciere su Shroomish. Uno e due su Camel, cioè su Namel avversario. Ok. Va bene, dai, si poteva fare un po' di più. Namel tentenna e Shroomish utilizza Mega Assorbimento. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Lui recupera un po' di energia e ci sta. Allora, facciamo un'altra volta la stessa cosa. Morso e Namel ci saluta. E poi vediamo un po' se Camel riesce a shottarlo. Non lo so, dato che ha recuperato un pochettino di energia. Proprio quello sputo che gli consente di... Esatto, lo sapevo, lo sapevo. E no, no, no. Dai, ma rimani con un punto vita e mi fai il paralizzante. Madonna, Shroomish, quanto sei lezzo. Quanto sei lezzo, veramente. Braciere, ciao, Shroomish. Ah, sbadiglio, sbadiglio, certo, sbadiglio. No, full para, dai, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando, ma Zlugma è qualcosa di indescrivibile. Quello di prima mi avvelena, questo qui mi vuole fare sbadiglio. Ma dove siamo? Sassata, ok. Morso, vediamo se riusciamo a shottarlo. No, per poco. Allora. Io farei una cosa importante. Io farei una cosa importante. Farei azione su di lui. È morso pure su di lui. Perché? Perché? Dato che ora Sina è più lento. Oh, piano! Mio Dio, ma come ti permetti?
Oh cavolo. Cavolo. Sì, livello 19, però ti devo... magnitudo. Ottimo, ottimo. Va bene, però adesso ti devo togliere comunque. Ti devo switchare immediatamente e mettere Skyblade. Ok, e tu continui a mozzicare la gente così in giro. Let's go! Possiamo proseguire da questa parte. E percorso 111, che in realtà anche questo... Ecco, lui subito mi doveva bloccare. Fammi vedere la tua squadra di Pokémon diventata più forte. Anche questo in realtà credo che l'abbiamo già oltrepassato come percorso, quindi non credo si possano fare delle catture. Electrike! Adesso però il nostro caro Camel ha imparato Magnitudo, quindi non si scherza. Grido di lotta, ma questo grido rimarrà proprio strozzato perché... Boom, Camel, Magnitudo, Magnitudo 5, no chance for Electrike, credo. E invece sì, e mi fai pure l'attacco rapido potenziato dal grido di lotta di prima. Magnitudo 7 stavolta, ciaone. Ok, super efficace, ciao ciao. Bene, 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 insomma abbiamo un'ottima squadra. Ok, lui è quello lì delle basi segrete, anche se non ci interessano in realtà. Ok, ci abbiamo parlato così un po'. Se ne va qua. Purtroppo non ho più taglio, dato che ho messo Camel. E possiamo proseguire. Tu non credo che ci voglia sfidare? Ah. Hai annaffiato tu queste piante? Le hai annaffiate tu? Queste qua che ora sto andando a prendere e non ripianterò per niente al mondo? Ottimo lavoro. Ottimo lavoro davvero. Andiamo avanti, vediamo un po' di sfidare anche lui. Vediamo un attimo come è messa la squadra. No, vabbè, siamo messi molto molto bene. Let's go! Che testa hai? Che capelli hai tu? Sembrano... una cosa... Sembra Maurizio Costanzo. E poi in realtà ce li hai verdi nello sprite. Dai, Gemma, non mi prendere in giro. Wingull? Mi stai dicendo che mi mandi Wingull? Come ho detto poco fa, abbiamo una risorsa contro i Pokémon di tipo volante, che inoltre anche contro i tipi acqua, quindi un bel 4x di scintilla, Wingull. Adesso Wingull non ci fa più paura. Oddio, no, no, pistola acqua, no, pistola acqua, no! Ok, vabbè. Ormai ho paura dei Wingull, ragazzi. Ok, è andato. È andato il primo, vediamo. 115 punti esperienza, va bene, Namel. Allora, per Namel io direi di poter mandare... Dai, mandiamo Maldi, che così lo utilizziamo anche se è a livello 25, quindi lui è troppo forte, cioè... Ormai Maldi è di un'altra categoria. Ok, via, let's go, l'abbiamo proprio distrutta. 113, attenzione, attenzione! Siamo nel percorso dove si possono trovare gli Spinda, in realtà si può trovare anche Skarmory, che non sarebbe assolutamente male. Quindi addentriamoci, vediamo un po' che chi troviamo, anche se lo Spinda è tipo quotato... Ho detto lo Spinda è quotato... Vediamo, attenzione, attenzione, incrociamo le dita, Spinda! Spinda, 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 eccolo qui, lo sapevo, lo sapevo. Andiamo a catturare Spinda, dai ragazzi, che dovrebbe spuntare come domanda del giorno, quindi ragazzi mi raccomando come al solito, pigliatelo! Preso, ogni volta che lo dici pigliatelo, per forza. Dovrebbe spuntare come domanda del giorno, quindi rispondete anche alla domanda del giorno come al solito. E io lo chiamo DDG. Eh? Avete capito? Avete capito il perché? Domanda del giorno. Come nella grafica. Benissimo, grande DDG. Andiamo a prenderci quello strumento. No, un altro selvatico. Che cos'è? Un altro Spinda? Ecco, ovviamente. Sto incontrando solamente Spinda. Sto incontrando solamente Spinda. Neanche tipo a vederlo lo Skarmory. No, Spinda, 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 Spinda. Quindi prendiamoci questo strumento, che è un Nether Max. E andiamo a sfidare anche le due gemelline lì, tutti quanti insieme, together, dato che siamo qui. Noi raccogliamo cenere e lottiamo con i Pokémon. E a me non me ne frega niente. Ah, Spinda, Spinda! Mi stai dicendo due Spinda, eh? Però qua dobbiamo stare molto, molto attenti. Ok, che gli abbiamo abbassato l'attacco e va bene. Potrei fare Magnitudo, però credo che Morso lo possa shottare uno Spinda. Quindi facciamo così. Vediamo. No, non lo shotta, va bene. Qua dobbiamo stare molto, molto attenti, ragazzi. Dobbiamo stare parecchio attenti. Ok, finta. Non è molto efficace, va benissimo. Se lo sciotti... No! No, 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 no. Ok, allora.
Facciamo così. Facciamo così. Il primo Spinda muore. L'altro potrebbe fare Baraonda e farmi parecchio danno. Quindi possiamo utilizzare un'altra super pozione. Le sto utilizzando tutte su Camel per farlo praticamente salire di livello. E fare così mi sembra molto adatto in questo momento. Perfetto. Vabbè, che fra poco dovremo arrivare in una nuova città e quindi posso comprare nuove super pozioni. Quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Allora, no, niente più. Ok, braciere, vai, morso, vai. Vai col morso, ok. Il braciere non è fortissimo di Camel, devo dire. Infatti. Vabbè, comunque, meno male che non ho utilizzato più Baraonda, ho utilizzato strumentazione. Ciao ciao Spinda. E abbiamo sconfitto anche queste due gemelline. Tina e Tia, gemelle. Bene, andiamo. Adesso ci dovrebbe essere anche la casa, quella dove ci dice vai a prendere la cenere, ma qui c'è un tizio. Infatti mi ha beccato. Ok, vediamo un po' tu, dovresti essere quello che vuole la cenere. Questa zona è coperta di cenere vulcanica. Frioli frulà, sai, io del talento. Frioli frulà, dalla cenere vulcanica ricava il vetro e crudo degli strumenti. Frioli frulà. Vai a raccogliere la cenere con questo. Sacco cenere. Ok. Devi prendere il sacco cenere e andare tra i mucchi. Ok, questo qui in caso lo dovrei fare off camera, ovviamente, non lo faccio adesso. Bisogna andare ovviamente qua in giro a fare così. Ecco, e si trovano gli Spinda. Floriano Bullo che manda in campo. Ah, Aaron, Aaron, mi dispiace Aaron, però morirai malissimo con un magnitudo. Ah. Magnitudo 10, boom, esploso malissimo, proprio super efficace, magnitudo 10. Quante volte vi capita di fare magnitudo e avere 10? Mai. Mai nella vita, va bene. Livello 21 per Camel, che finalmente sta raggiungendo gli altri come livello. Ok, qua che cos'era? Brunifoglia, sì, però non credo. Dai, mettiamoci qua. Ecco, lo tendo appena arrivo. Questo calore mi dà sonnolenza. Lotta come aiuta a stare sveglia. Ok, Meryl e Skarmory. Ok. Allora, peccato che ci sia quel Meryl. Però potrei mettere tranquillamente Electrike per entrambi. E adesso Blackout, shottalo. Blackout, shottalo. Blackout, shottalo. Shottalo, shottalo, shottalo. Giù. Yeah. Grande Blackout, mamma mia. Blackout è davvero una potenza. Vediamo chi è il prossimo. Swallow. Blackout. Shottalo, 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 shottalo. Dopo l'attacco rapido, au, ouch, ouch, ouch. Ok, scintilla. Boom. Mamma mia Blackout. Quanto sei forte Blackout, quanto sei forte. Sale a livello 23 anche Sina. Blackout riceve 328 punti di esperienza. L'ombre tentenna ancora, grande Sina. Andiamo di scintilla più morso, tutte e due sull'ombre. Fallisce Sina. Shottalo, shottalo, shottalo. No. E vabbè, ci può stare. E attacco di Blackout cala, adesso facciamo un bel attacco rapido, proprio così, tatticissimo, e via, attacco rapido, vai. Tu puoi fare morso, quello che vuoi, tanto non ci arrivi. Benissimo, benissimo. Dovremmo essere arrivati a Brunifoglia adesso, perché loro erano proprio quelli che ci davano il benvenuto, ecco. Sì, deve essere un sogno, un brutto sogno, semmai, per voi due. Grazie, arrivederci, eccoci qua, Brunifoglia. Ma mentre stavo curando i Pokémon ho visto qualcosa. Ah, ecco di qua, perfetto. Oh, ciao, e tu chi sei? Bene, allora ti chiami Freak, vedo che sei un allenatore. Ciò significa che ti avvali del sistema memoria Pokémon di mia invenzione. Beh, ci sono arrivati con una semplice deduzione logica. Sei qui perché vuoi controllare qualcosa in questo PC? Ah, sì, scusa, io sono la Net. Sono davvero contento di conoscerti e sono molto felice che usi il mio sistema memoria Pokémon. Se hai occasione, passa a casa mia, abito il percorso 114. Ciao! Ok, tornati qui a Brunifoglia. Che cosa succede? Ho visto i gemilaschi entrare e uscire dal professor Cosmi. E andiamo dalla casa del professor Cosmi, però prima compriamo tutte le super pozioni che ho usato per allenare Namel. Dove sei, professor Cosmi? Dove sei? Qui, se non erro. No, tu sei chi? Il professor Cosmi se n'è andato alle cascate Meteora sul percorso 114 con dello schifiguri del Team Magma. Ok, va bene, allora andiamo, let's go. Vediamo. Questo, casa del Guidamos, ah vabbè, no. Dovrebbe essere da questa parte, casa dell'esperto fossili. Ah, c'era anche l'esperto fossile, è vero, ma tu per caso sei il solito tizio con tanti Magikarp? Vediamo.
Vediamo un po' se possiamo allenare qualcosa. Ok. Va bene, va bene, va bene. La cosa buona dei pescatori è che uno sa quali Pokémon hanno. Cioè, non per forza il Magikarp, infatti ha un Barboach. Perché il Barboach? Perché per forza il Barboach? Vabbè, con Brocchi non è stato molto difficile batterlo. Comunque, qua dentro che c'è? Il mio fratello era esperto di fossi, un tipo simpatico, mi sa posto, gli piaceva mettere scavare, questo poi che l'ha fatto uno, prendi questo, capisco, capisco, Ne metti 28, fossa, dovrebbe essere fossa a questo punto. Entriamo qua dentro e ci dovrebbe essere solamente lui al massimo, credo, non dovrebbe esserci. Ecco qua. Sono l'esperto fossile, un tipo simpatico che... Perché dici tu stesso che sei un tipo simpatico? Non dovrebbe essere così. Piacetto, ma questi fossili sono tutti miei, non ce ne sono per te. Se proprio ne vuoi uno, guarda nel deserto dove massi la sabbia per lucernare di fossili. Simpaticissimo, guarda. Sei davvero simpaticissimo. Di nuovo percorso 114. Qui c'è un altro pescatore, ma qui c'è anche un vecchietto col suo poicina. Boo! Ma perché boo? Ah no, non vuoi sfidarmi. Il mio Pokémon conosce solo Boato. Nessuno sa avvicinarsi a me. Fammi piacere, prendi questo MT. Cos'è? Boato. MT-05, se conosce solamente Boato. Esatto, fa fuggire i Pokémon. Va bene. Noi già ce l'abbiamo... Potevamo averla con Maitina, però non l'abbiamo insegnata. Qua ci sono due allenatori e quindi lotta in doppio. Ok, prendiamo anche questo strumento che è polve energia, che in realtà non so a che cosa possa servire. Va bene. Però possiamo proseguire da questa parte. Aspettate un attimo prima che di qua c'è qualcosa. No, non c'è proprio niente. Altro pescatore, non dirmi che anche tu hai il Boboach. Perché no? Perché io voglio far salire di livello Electrike, non Brocchi. In questo momento Brocchi non ne ha bisogno. Magikarp, bene. Ok, ancora una volta proseguiamo, vediamo se tu vuoi sfidarmi, yes, come al solito, bisogna fare movimento dopo il pasto, dai, lottiamo, io in realtà dopo il pasto, proprio movimento, non vorrei mai farlo, però vabbè, sono gusti. Ok, no, di qua non c'è niente, vediamo da questa parte, ci dovrebbe essere la casa di qualcuno, abbastanza importante, vediamo un po', vediamo se qui, vabbè, volevo evitare qualcosa, ma qui possiamo fare una nuova cattura perché è il nuovo percorso, ma l'ombre già... Cioè abbiamo Lotad, quindi l'ombre non ci interessa. Non c'è bisogno di catturarlo, possiamo fuggire. Casa di Lanette, eccola qui la casa di Lanette. Vediamo se ci doveva dare o dire qualcosa. Oh, Freak, scusa per tutto questo disordine, ma quando sono concentrata sulle mie ricerche finisce sempre così. Che in braccio ti prego di non dire in giro, in cambio prendi questo e ti do bambola Lotad. Wow. Bambola Lotad. Dai, vediamo se si può trovare qualcos'altro. Ok. Swablu, Swablu. Mi sta benissimo Swablu. Mi sta benissimo Swablu. Dobbiamo stare attenti perché adesso è tipo volante normale, credo. Quindi non dobbiamo utilizzare Scintilla. Ok, tu utilizzi Canto. Ho una rottura di scatole. Ma Blackout è a livello... Sì, 25, quindi si dovrebbe evolvere a breve. Mega Ball. Vai. Vai, vai, vai. Uno. Due. Piatalo! Tre. Ma che vi sto a dire, raga? Che vi sto a dire? Cioè, non c'è più bisogno di dire niente. Vi ho dato la ricetta, diciamo, segreta per catturare qualsiasi Pokémon. Cloddy! In maniera molto, ma molto originale. Perché Cloud, perché le nuvole. Sì, proprio sempre così. Sempre così. Spaccaroccia. Boom. Perché di là ho visto che c'era in realtà uno strumento, quindi eccolo qui. Proteina, dai, non abusate delle proteine, ragazzi. Anche se andate in palestra e volete fare tutti quelli pompati per andare poi al mare e fare i fighi con le fighe. Cioè, state attenti, insomma, avete capito? Ah, da qua mi stavo impanicando perché ho detto ho lasciato una scaletta di là senza andarci e invece non ci devo andare veramente. Ok, da questa parte però un attimo ho un problemino. Ovvero mi servirebbe una sveglia, insomma. Eh sì, perché c'è un mio Pokémon che sta dormendo. Però non ne ho. Bello. Bellissimo. Sì, Blackout sta dormendo per colpa di Cloddy. Niente, switchiamo. Ok, l'ho fatto svegliare, sono andato qui nell'erba alta, ho incontrato un Lotad. Ho attaccato finché non si è svegliato, quindi effettivamente adesso è sveglio. I trucchetti, che vi insegno. Vabbè, comunque, lotta in doppio, quindi adesso ci dovrebbe essere anche Blackout bello sveglio. E non ci si dovrebbe avventurare su bla 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 bla. Insomma, tu non ti dovresti avventurare perché adesso ci sono io che ti sistemo per le feste. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo con un altro Montanaro. Qui è pieno di Montanaro.
Let's go! Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Ok, qui siamo. Cascate meteora. Ok, direi che se riusciamo ad andare velocemente possiamo farci anche le cascate meteora. Quindi entriamo. Cascate meteora. Allora, qui c'era uno strumento, esatto. Cura totale, bene, 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 ci stava. Scendiamo. Attenzione, incontro nelle cascate meteora. Vediamo un po' chi incontriamo. Zubat, 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 Zubat. Vediamo un po' se lo catturiamo. No, non lo catturiamo. Ok, eccoli qua. Eccoli qua tutti quelli del team Magma. Vediamo un po' se ci sono delle sfide da fare. Con questo meteorite sul Monte Camino. Eh? Non so chi tu sia, ma se metti i bastoni tra le ruote al team Magma, non ti aspetterà alcuna misericordia. Un attimo, team Magma. Vi svegliate di grosso se pensate di farla franca. Ah. Ci è venuto a far visita il team Idro. Non mi voglio scomodare per liquidarvi tutti. Sorvoliamo per questa volta. Abbiamo il meteorite. Il Monte Camino ci aspetta. Ci si ritrova, marmocchi del team Idro. Non ci siamo già incontrati al museo di Selcepoli? Ah, allora ti chiami Frake. L'ultima volta avevo pensato fossi il team Magma. Sei un tipo strano. Il team Magma è una temibile minaccia per tutti noi. Nel tentativo di allargare la terraferma, hanno compiuto molti atti distruttivi. Noi del team Idro amiamo il mare, il team Magma è il nostro nemico giurato. Capo, dobbiamo stare alle coste del team Magma. Sì, sì, dobbiamo sbrigarci, non abbiamo un minuto da perdere. Si sa cosa combinerà il team Magma sul Monte Camino. Frake, anche tu dovresti tenere sott'occhio il team Magma. Addio. Salve, come va? Un altro Zubat. Salve, dicevo, come va? Sono un professore, mi chiamo Cosmi. Ho fatto da guida alle cascate meteora ad alcuni individui del team Magma. Mi hanno imbrogliato e mi hanno anche rubato il mio meteorite. Poi si è presentato un altro gruppo di pistelli, il team Idro. Non ci capisco più nulla. E poi mi chiedo, il team Magma, che cosa ci farà con quel meteorite sul Monte Camino? Lo vedremo. Altro strumento. Pietra lunare. Ok. Let's go, let's go. Che fa, si esce di qua? Io scenderei di qua. Pa-ma-ma-ma. Ma, 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 ma. Ok, 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 perfetto, ci siamo, usciamo. Ed eccoci nel percorso 105. Cascate meteora brunifoglia per di qui. Benissimo, allora ragazzi, io direi che qui non c'è nient'altro da perdere come tempo. Sì, insomma, possiamo anche salutarci qui. Quindi ragazzi, dicevo, quindi ragazzi, se il video è piaciuto lasciate un bel pollice in su e un bel commento qua sotto per farmi sapere la vostra. Rispondete anche alla domanda del giorno. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, mi raccomando non mancate. Alla prossima, ciao.